qualche altra cosa. Allora, prima di andare avanti, un'altra piccola precisazione. Allora, cosa abbiamo scritto qui? Avevamo l'equazione di Eulero, abbiamo detto, nella sua forma più generale, poi abbiamo cominciato a particolarizzarla per una macchina assiale che è caratterizzata dalla velocità periferiche uguali tra ingresso ed uscita, con il che questo termine è cambiato poco e quest'altro invece si limita a queste due frazioni. In base a quello che abbiamo detto pure poco fa quando abbiamo guardato il disegno dei due triangoli, ribadiamo che nella macchina ad azione, quindi se la vogliamo particolarizzare ulteriormente, quindi assiale e per esempio con grado di reazione uguale a zero, l'esempio che stiamo facendo, poi se avremo tempo faremo anche un altro esempio con R diverso da zero, e nel caso R uguale a zero questa chiaramente rimane invariata, però abbiamo detto prima il modulo del vettore velocità relativa è uguale a, in ingresso è uguale a quello della velocità relativa in uscita, qua. Okay. E quindi praticamente questo termine non c'è più e quindi la nostra espressione si riduce molto semplicemente a questa. Questo fisicamente un po' ce lo aspettavamo, no? Abbiamo detto anche senza conoscerla questa, anche senza disturbare senza disturbare Eulero, senza disturbare questa l'abbiamo ottenuta, siamo passati da questa a questa grazie al teorema del coseno, senza andare a disturbare la geometria, questo ce lo diceva la termodinamica, ok? L'abbiamo detto all'inizio, alla nostra lezione iniziale su questo argomento, nella macchina d'azione trasformiamo tutto il delta H in incremento di energia cinetica, ok? Se immaginiamo che all'uscita, quindi lo stadio ad azione, quello entra con una certa C con 0, esce con incrementa l'energia cinetica fino a C con 1, 4 mezzi nello statore, e nell'ipotesi che il modulo della C con 2 coincida con C con 0, okay, praticamente il lavoro deriva tutto dalla variazione di energia cinetica che otteniamo nel rotore, e non può essere diversamente, questo ce lo dice la termodinamica, il bilancio dell'energia, insomma, ancora prima di andare a vedere la modalità. Eulero ce lo conferma, per fortuna non ci smentisce, non so se... Ok? Va bene, allora questo era un piccolo argomento. Andiamo un po' avanti. Che cosa abbiamo fatto? Queste ci servono un po' tutte. Andiamo un po' avanti e facciamo quindi questa considerazione. Noi, vi ricordo, stiamo parlando del flusso isentropico, quindi non ci sono perdite. Però se osserviamo quello che dicevo, noi che cosa energeticamente abbiamo detto, cosa diamo a disposizione del rotore affinché lo trasformi in lavoro. In questa macchina ad azione quello che mettiamo a disposizione è l'energia cinetica per chilogrammo di fluido che evolve, ogni chilogrammo introduce nel rotore l'energia cinetica C1 4 mezzi. È questa quella alla quale il rotore, nello stadio ad azione, ripeto, va ad attingere per ottenere il lavoro.
chiaramente il fluido però deve anche uscire dallo stadio e quindi dovrà avere una sua velocità d'uscita. Ecco, l'abbiamo scritto un attimo fa, quindi chiaramente si vede che la C2, ovvero l'energia cinetica associata a questa C2, rappresenta una in questo il flusso ideale, rappresenta una l'unica perdita nel flusso ideale che stiamo prendendo in considerazione, che si chiama proprio perdita allo scarico, perdita di sbocco, come insomma tutti i sinonimi che stanno a indicare questa cosa, che è chiaro che quello entra con un patrimonio di energia cinetica nel rotore e noi questo lo vogliamo trasformare in lavoro. Quanto più è grande è l'energia cinetica che il fluido si porta dietro quando esce dal rotore, vorrà dire che tanto meno lavoro avremmo ottenuto nella trasformazione, ok? Se gli rimane un residuo di energia cinetica al fluido, il fluido se lo porta via lasciando la macchina e quindi vuol dire che non l'ha messo in gioco, non l'ha reso disponibile alla trasformazione energia cinetica lavoro, okay? E quindi in questo flusso ideale senza perdite di natura fluido dinamica, questa rappresenta questa energia di sbocco, questa velocità di uscita rappresenta l'unica perdita che possiamo prendere in considerazione. Quindi appunto ci con 1-4 mezzi, se noi confrontiamo l'energia che mettiamo a disposizione nel rotore con il lavoro che otteniamo nel rotore, che è questo, l'abbiamo scritto un attimo fa, cioè proprio la differenza tra ingresso e uscita, ok? Vediamo come la C2, speriamo separatamente. E vediamo come appunto la C2 rappresenti questa perdita, cioè un termine che non può essere nullo, ancora una volta, un po' come in termodinamica abbiamo visto il calore che dobbiamo restituire all'ambiente alla fine di un ciclo, non può essere nullo, però diciamo che in questo caso non c'entra la termodinamica, non può essere nullo per una questione costruttiva, il fluido dovrà lasciare lo stato, quindi C2 non può essere zero, però non sia nulla, ma che sia la minima possibile, in modo tale da ottenere il maggior lavoro scambiato e un valore più elevato in questo, come lo possiamo chiamare, questo è un rendimento dello stadio. Ideale perché ideale? Perché prendiamo in considerazione questa unica perdita. È chiaro che nel flusso reale dovremo tenere conto di tutte le perdite di natura fluidodinamica legate alla viscosità del fluido, alle deviazioni che subisce, perdite distribuite, concentrate, perdite per urto, se in realtà, come accade, non riesce a impattare bene all'interno del condotto tra due pale e via discorrendo. Noi tutto questo abbiamo detto, non lo stiamo prendendo in considerazione, però pure numeratore e denominatore non sono uguali perché appunto in realtà quello che riusciamo a ottenere è quello che abbiamo messo a disposizione meno questa aliquota di energia cinetica che se ne va col fluido che lascia lo stadio, se ne va, se lo porta via il fluido, quindi non l'ha messo a disposizione per la trasformazione energia cinetica. E quindi per questo rappresenta una perdita e per questo diciamo possiamo concentrarci un attimo su questo termine e vedere che cosa appunto normalmente si può fare per minimizzare la perdita, e qui troviamo appunto l'utilità di questa rappresentazione grafica dei triangoli di velocità che è molto diffusa, molto utilizzata un po' in tutto il mondo, in tutti gli studi su queste turbomacchine. Se appunto questi due triangoli ingresso e uscita
li andiamo a disegnare facendoli, mettendo in comune il vertice del punto, diciamo, di partenza dei sei vettori, dei quattro vettori di velocità del fluido che prendiamo in considerazione. Quindi facciamo questo disegnino, la cosiddetta rappresentazione polare dei triangoli di velocità. Okay? Quindi questa è la rappresentazione di questo fatto che qui giustamente l'abbiamo riportato dove ha senso, cioè ingresso e uscita dal rotore, proprio per evidenziare il percorso del fluido, la tangente alla pala della velocità relativa in ingresso e altrettanto in uscita. Ciò detto, diciamo, per concentrarci su appunto questo discorso della velocità d'uscita C2, possiamo utilizzare efficacemente quest'altro tipo di rappresentazione, cioè questo triangolo è esattamente questo e quest'altro l'abbiamo riportato qua. Ok? Vi è chiaro come è costruito? Ok, d'accordo. Allora, se vogliamo fare C2 minima possibile, però a parità, evidentemente imponendo qualche cosa, non piccola a piacere, ma minima possibile a parità di imponendo che la portata di fluido, che come abbiamo detto è proporzionale alla componente assiale delle velocità, evidentemente deve essere la stessa se la portata, a meno che non ci sia un buco in questa girante, la portata che entra deve essere pari alla portata che esce. Okay. E volendo, chiaro che le sezioni possono variare, ma volendo mantenere costante anche in particolare quindi la componente assiale della velocità, significa imporre al triangolo delle velocità in ingresso la stessa altezza del triangolo delle velocità in uscita. Okay. Il fatto che li vedete qui segnati con e hanno la stessa, questo qui, insomma, potevo anche farli, insomma, si potevano fare anche con un'altezza diversa del triangolo in ingresso e in uscita. Il fatto che abbiano la stessa altezza è perché si vuole meglio sfruttare il flusso all'interno dei condotti palari del rotore, e si impone normalmente al progetto che la componente assiale della velocità assoluta sia o relativa sia costante fra ingresso e uscita del rotore, il che significa appunto imporre la stessa altezza. Da tutto questo deriva che la generica C2 che abbiamo ricavato prima, come abbiamo detto, che qui è riportata, se vogliamo che pesi meno possibile sul numeratore della nostra espressione, ovvero qui, insomma, quindi sul termine sottrattivo nel lavoro che andiamo ad ottenere, occorre, evidentemente, come possiamo fare se questa altezza non la possiamo far variare, vogliamo minimizzare il modulo di questa altezza? L'unica è fare in modo tale che, disegnare quelle pale in modo tale che alla fine il risultato sia una C2 perfettamente assiale. Ok? Questo significa che
appunto, se io impongo questa cosa al mio progetto, dico guarda, facciamo il disegno delle pale del rotore in modo tale che la C2 sia assiale, la C2 della scala sia puramente assiale, cioè che non abbia componenti tangenziali, ok? Questo evidentemente lo ottengo se e solo se U e C con 1 stanno fra loro in un certo rapporto. Non è che quindi come faccio a fare questa cosa che graficamente significa questo? Ok? E se è chiaro questo, questo aspetto, questo significa ragionare un attimo. Io avrei bisogno. Allora, l'altra cosa che andiamo a vedere, quindi turbina assiale, grado di reazione 0, quindi stadio ad azione, in condizioni di massimo rendimento, questo rimane invariata questa espressione, non è che la cambiamo, quest'altra si dice semplifica ulteriormente, nel senso che sparisce questo, che è nelle condizioni di massimo rendimento dello stadio. Sparisce anche questo termine. Questa è la prima conclusione a cui siamo giunti. Il punto è, andiamo a vedere che cosa significa. Appunto, significa, se io la disegno così, significa, questo non so se riuscite a vederlo graficamente, se io lo ribalto questo triangolo d'uscita, cioè lo ruoto intorno a quest'asse della mia partenza e lo disegno da quest'altra parte, praticamente ho questa U che viene a posizionarsi qua, W con 2 e W con 1 in modulo già sono uguali, quindi questo, se io lo ribalto graficamente, va a sovrapporsi a questo vettore qua, e quindi quello che ottengo appunto è, sarebbe l'insieme di questi due triangoli, sarebbe questo triangolo rettangolo ABC, la cui base vale proprio 2 volte U. Ok? E quindi questo mi fa capire che quella C con 1 U, in questo caso, quindi C con 1 coseno di alfa 1 vale proprio, deve valere 2U, quindi significa che questo è un rapporto caratteristico di funzionamento delle turbomacchine, nel senso che se io voglio realizzare il massimo rendimento dello stadio, a prescindere dalle perdite fluidodinamiche, insomma, massimo intendo dire minimizzare quest'unica perdita che stiamo prendendo in considerazione, ovvero la perdita allo sbocco, ovvero quella della velocità assoluta di uscita, questa velocità le devo dare una direzione puramente assiale, come abbiamo detto, il che comporta che la velocità periferica e la velocità assoluta di ingresso C con 1 devono stare fra di loro in un preciso rapporto. Appunto, questo è un si chiama proprio rapporto di funzionamento delle turbomacchine, quindi U su C con 1, che se voglio questo tipo di ottimizzazione, la geometria mi dice che deve valere esattamente coseno di alfa 1 mezzo. Alfa 1, abbiamo detto, è un angolo abbastanza piccolo, diciamo 15, 18, 20 gradi, quindi angoli così piccoli il coseno vale un po' meno di 1, 0,9 diciamo, così che croce, e quindi quel rapporto deve essere un po' meno di
di un mezzo, un po' meno di 0,5. E vabbè, chiaramente, insomma, a seconda del valore preciso di alfa 1, quindi sarà 0,45, 0,46, 0,48, 0,44, questo come ordine di grandezza. Però deve essere questo. Questo teniamolo a mente, questo fatto, perché poi ci torneremo sopra. Quindi questo è il rapporto caratteristico di funzionamento delle turbomacchine, il rapporto U su C con 1. Ho detto, ci ritorneremo sopra, vi anticipo un attimo, giusto per poi ne parleremo con tutta calma, però solo per darvi un'idea. Se io quante volte vi ho detto che questo tipo di macchine non amano essere regolate, cioè variare la potenza variando la portata di fluido. Perché? Se ci concentriamo un attimo su questo, vediamo subito che se io per esempio volessi ridurre un po' la portata rispetto a quella di progetto, io adesso faccio il progetto, chiaramente questi numeri mi derivano da assegnate condizioni di progetto, ok? E scopro questa cosa. Dopodiché, quando la macchina l'ho realizzata, l'ho costruita, l'ho collegata all'alternatore, la sto facendo funzionare, voglio ridurre un po' la potenza, riducendo un po' la portata che faccio entrare nello statore, quindi di conseguenza nel rotore. Che cosa succede? Chiaramente rimane la stessa, perché omega è quella dell'alternatore, abbiamo detto, per esempio, insomma, certamente non la sto cambiando. Le dimensioni R sono le stesse, la macchina l'ho costruita, non è che la faccio un po' più piccola improvvisamente, quindi questo rimane uguale, e C con 1 la velocità assoluta invece si accorge, dipende, no? La portata, cioè la portata dipende da C con 1, quindi se la portata diminuisce è segno che sto facendo diminuire C con 1. In pratica vado ad alterare questo rapporto di funzionamento caratteristico, e quindi mi allontano da quelle condizioni di massimo rendimento quando vado a fare una regolazione. Ne parleremo dopo, però visto che ne stiamo parlando era bene anche darvi un'idea di perché è un parametro importante nella progettazione di uno stadio, questo cosiddetto rapporto caratteristico di funzionamento. Ok? E ancora con la geometria possiamo vedere qui. Quindi abbiamo trovato che uno per questa macchina ad azione, ricordiamoci, tutto questo è valido nell'esempio che stiamo facendo, turbina assiale ad azione. Non credo stamattina, ma quando faremo altri esempi vedremo come questi risultati numerici cambiano un pochino. Ok? D'accordo. Allora, il rendimento dello stadio l'avevamo scritto qua. Seno di alfa 1, quindi qui C1
primo quadro, se è un quadro alfa 1, cioè un quadro, e quindi 1 meno se è un quadro di alfa 1, e quindi cos'è un quadro di alfa 1. Questo è il rendimento dello stadio una volta ottimizzato. Quindi, come dicevamo, con i valori usuali per l'angolo alfa 1 abbiamo valori intorno a 0,90. Chiaramente questo rispetto al rendimento reale dello stadio, lo so che ve l'ho detto e che l'avete ben intuito, però ripeto, perché altrimenti se vi sfugge poi potreste trovarvi un po' in disaccordo, insomma, se vi andate a procurare dei dati di macchine reali. Chiaramente se ci mettete qua dentro alfa 1, 15, 16, 18 gradi, vi viene un numero per il rendimento abbastanza elevato, lo confrontate con quello del costruttore di una turbina e non vi trovate. Questo è un rendimento di uno stadio in cui l'unica perdita è la C2 allo sbocco, il flusso l'abbiamo ipotizzato isentropico, che è una bella semplificazione che c'è utile per fare questi calcoli. Ripeto, nel flusso reale tutto quello che stiamo dicendo continua a essere vero, cambieranno i numeri, appunto, per esempio il rendimento, perché dovremo andare a fare questo meno tutta una serie di perdite che ci sono, però i ragionamenti restano chiaramente gli stessi. Ok? Va bene. Ok? Scrivo qui e quindi andiamo a cancellare il rendimento dello stadio. Cosa è in quadro? Ok, il lavoro che otteniamo, adoperiamo, eccole qua, le espressioni le abbiamo lasciate apposta, non le ho cancellate. Prendiamo questa, per esempio, U per C con 1 U, perché abbiamo scritto nelle condizioni sempre di massimo rendimento, C con 2 U l'abbiamo tolto, C con 1 U è tutta questa, no? È la componente di C con 1 nella direzione delle U, e quindi della U, e quindi in questo caso è pari a 2. Ok? Trovate? E quindi il lavoro, molto semplicemente, lo possiamo specifico, lo possiamo scrivere come 2Q4, la potenza sarà N per 2N.4. Ok? Giusto per curiosità, vediamo questo stesso risultato potremmo ottenerlo anche se adoperiamo questa, anche se adoperiamo questa espressione diversa per Eulero, ok? E vediamo appunto che quel triangolo rettangolo che ha per base 2U per cateto C con 2 e per ipotenusa C con 1, praticamente qua abbiamo scritto che la differenza del quadrato costruito sull'ipotenusa C con 1 e il quadrato costruito sul cateto C con 2 evidentemente è uguale al quadrato costruito sull'altro cateto, che è pari a 2U, e quindi qui avremmo 2U al quadrato, questa espressione qui, ancora possiamo scrivere 4U4 diviso 2 e quindi 2U4. Ok? Cioè, sia che adoperiamo questa, sia che adoperiamo questo, era evidente, però fortunatamente, insomma, i conti tornano, insomma, abbiamo lo stesso. Ok?
tutto chiaro? Bene, quindi queste sono le condizioni di funzionamento di uno stadio di turbina assiale con grado di reazione zero, ipotizzato in disegno, ipotizzando nel disegno delle condizioni di massimo rendimento dello stadio, cioè massimo rendimento in questo funzionamento ideale, ma comunque anche nel funzionamento reale si cerca comunque di minimizzare la perdita allo scarico, perché comunque sarebbe una perdita. È chiaro che il valore numerico del rendimento reale, abbiamo detto prima, lo ripetiamo, sarà un po' più piccolo, perché accanto a C2 vista come perdita dovremmo andare ad aggiungere anche tutte le perdite legate al flusso reale in una macchina reale, e quindi si vanno a sommare. Quindi il discorso di minimizzare la perdita allo scarico, rendendo appunto perfettamente assiale questo scarico, è valido sempre anche nel caso reale. Quello che cambierà sarà il valore del rendimento, che in questo caso abbiamo definito in maniera molto semplice, e che appunto coincide col quadrato del coseno dell'angolo scelto per il alfa 1, diciamo, il triangolo delle velocità. Ok? Sto guardando l'orologio perché da una parte è un po' un peccato fermarsi adesso, dall'altra non c'è tempo sufficiente per fare per bene, con calma, un altro esempio. Abbiamo fatto l'esempio R uguale 0, è evidente che è utile fare un esempio con R maggiore di 0. Okay? E cominciamo ad accennarlo, come dicevo, non stabiliamo un punto d'arrivo, ma allora facciamo un caso con R diverso da 0. Chiaramente, quindi R diverso da 0, le logiche che andremo a discutere ponendo R maggiore di 0 saranno tutte uguali qualunque sia il valore di R purché diverso da 0, nel senso che la logica del discorso che andremo a fare sarà la stessa sia se R è uguale a 0,2, 0,3, 0,8, 0,6 e via discorrendo. C'è un caso particolare molto utilizzato nella reale prospettazione, quello di scegliere un valore R pari a 0,5. In questo caso particolare diciamo, ci consente una grafica molto più semplice, quindi di ragionamenti un po' più spediti, e quindi vale la pena utilizzare questo esempio qui. Se scegliessimo per il nostro esempio 0,4 o 0,6, i concetti sarebbero esattamente gli stessi, solo che i triangoli assumerebbero delle forme un po' meno comode e quindi sarebbero più lenti, la nostra analisi sarebbe un po' appesantita, ma il concetto resterebbe chiaramente lo stesso. Quindi, però, R diverso da 0 significa dire, quindi cominciamo a togliere, questa è sempre una macchina assiale, quindi con 1 sempre uguale a Q2. Qui non possiamo più lasciare questo frego qua sopra, tanto per cominciare. Poi adesso andiamo a vedere un po' alla volta le differenze. Vediamo un po'. Se la macchina è è a reazione, cioè con grado di reazione maggiore di 0, abbiamo detto che nel rotore c'è un'espansione, c'è un delta P fra ingresso e uscita rotore, quindi il fluido che entra
con una certa velocità, quale velocità, quella, quale ci interessa? Quella del fluido relativo alle pale della macchina, quindi la W con 1 entra nel rotore con questa W con 1 e una certa pressione P con 1, lo attraversa, esce, segue un'espansione, esce con una pressione più bassa, P con 2, avrà accelerato fino a W2, quindi questo termine non sarà più trascurabile, lo dobbiamo prendere in considerazione. L'espressione del rendimento dello stadio, che avevamo scritto prima in maniera abbastanza semplice, si complica un pochino, ma giusto un pochino, perché appunto adesso ha tutta l'energia che diamo a disposizione del rotore, quindi non sarà più, in base proprio a questo che abbiamo detto, soltanto C1 quadro mezzi, ma sarà C1 quadro mezzi più questo contributo che deriva dall'espansione all'interno del rotore. E il numeratore, va bene, il concetto è quello che abbiamo detto prima, è l'unica, quindi quello che otteniamo è decurtato da quello che abbiamo messo a disposizione, sempre in questa ipotesi di flusso isentropico, soltanto sempre per la solita velocità di scarico, più evidentemente il contributo, ok? Vabbè, io ci metto tutti i due chiaramente per chiarezza, poi per fare calcoli li possiamo tranquillamente togliere, ok? Questa l'abbiamo scritta di nuovo proprio per evidenziare che ancora una volta C con 2 dobbiamo fare lo stesso ragionamento che abbiamo fatto prima, cioè la dobbiamo minimizzare per massimizzare il lavoro ottenuto e il rendimento di stadio ideale, così come lo abbiamo scritto. Aggiungo solo un'altra piccola cosa, non andiamo a fondo perché alla fine, insomma, di questa cosa, perché insomma mancano pochi minuti, però aggiungiamo ancora una cosa e poi da qui ripartiremo. Se vado a scrivermi l'espressione del grado di reazione così come l'abbiamo vista, che possiamo scrivere appunto come il lavoro che viene trasferito nel rotore rispetto a tutto il delta H che viene assegnato allo stadio. Quindi praticamente quindi abbiamo che il delta H nello stadio viene trasformato in lavoro perché nello statore abbiamo la trasformazione energia di pressione energia cinetica e nel rotore continuiamo con l'ulteriore espansione da P1 a P2 e qui al numeratore quindi ci va soltanto questa, ok? N uguale 0,5 significa dire che il numeratore è la metà del denominatore, ok? Ovvero che questi due termini devono essere uguali, li trovate? Molto bene. E questo significa che se impongo i triangoli della stessa altezza, impongo la C con 2 ancora una volta assiale, perché abbiamo cambiato R uguale 0,5, ma il concetto di minimizzare la velocità di scarico resta ancora, quindi non è che R0,5 ci possiamo consentire qualunque velocità allo scarico. Mettendo insieme queste cose, quindi che questo deve essere uguale a questo, che l'altezza dei triangoli ingresso e uscita deve essere uguale e che la C con 2 di uscita deve essere assiale, quindi ortogonale alla U,
significa che i triangoli di velocità in queste condizioni di massimo rendimento, stadio R uguale 0,5, assumono una forma un po' particolare. Ah, ecco qua, qui ci abbiamo già mi ha anticipato. Allora, questo è quello che più o meno in generale accade con il con R 0,5 ideale, flusso isentropico, altezza costante, significa appunto R uguale 0,5, significa che ho questa simmetria, vedete, W con 1 e come modulo coincide con C con 2 e W con 2 con C con 1, ok? Triangoli di velocità in queste, imponendo queste condizioni, sono simmetriche, simmetrici, i triangoli sono simmetrici, ok? E nelle condizioni di questa in generale, vedete, la C2 non è assiale, quindi già non mi sono preoccupato ancora di minimizzarla, quindi vuol dire che non ho ottimizzato il rapporto fra U e C con 1, ok? Come faccio a minimizzare la C con 2 con queste condizioni? Devo ottimizzare il rapporto U su C con 1. Se lo faccio, questa appunto diventa assiale, questo triangolo va a finire qua, quello che vedete qua sotto, che appunto i due triangoli sono perfettamente simmetrici, okay? E come vi dicevo, quindi questo ci consente, quando dobbiamo andare a valutare U su C con 1, per esempio, quando dobbiamo andare a valutare il rendimento, il lavoro, eccetera, grazie alla geometria dei triangoli così ottenuti, i calcoli sono molto più semplificati. Ecco perché abbiamo fatto l'esempio con 0,5. Se lo facessimo con 0,4, 0,6, torno a ripetere, i concetti sarebbero gli stessi, le forme dei triangoli sarebbero meno agevoli da trattare. Però è ora, vabbè, insomma, ci siamo capiti, martedì partiremo, cioè rivediamo questa cosa e poi, come abbiamo fatto per R uguale 0, ci andremo a calcolare il rendimento dello stadio, il lavoro, la potenza, il rapporto principalmente C con 1 che ottimizza, questo lo vediamo subito, insomma, questo è C con 1 e C con 1, questo è U. Quelle alfa 1, vediamo che è coseno alfa 1, invece di essere coseno di alfa 1 mezzi, l'avevamo trovato prima, quindi in questo caso è proprio coseno di alfa 1, quindi è doppio. Questo lo possiamo dire subito, non vi aggiungo altro, però saltava agli occhi, ma siccome abbiamo fresco adesso il ricordo del calcolo quando che abbiamo fatto poco fa, quando abbiamo detto U su C con 1 nel caso R uguale 0 era ottimale, era coseno di alfa 1 mezzi, U su C con 1 nel caso R uguale 0,5 invece è coseno di alfa 1 e basta. Ok, dove? Aggiungo altro, però, ok? Tutto chiaro? A posto? Ci vediamo martedì. Pensateci, se c'è un dubbio meglio non farlo sedimentare, insomma, poi tiratelo fuori e parliamo tranquillamente.